Salve, Agnaccio. Allora, io volevo sapere, in molti suoi ruoli, lui comunque ha avuto o ruoli, diciamo, violenti o comunque dovuto girare scene violente. E in questi casi gli attori spesso hanno dei rituali, magari per evitare, diciamo, l'imbarazzo o comunque la difficoltà con l'altra figura, che sarebbe, diciamo, la vittima della situazione. Come ad esempio, non so, evitare di parlare per, non so, un'ora prima della scena con l'altro attore. Volevo sapere se lui ha avuto anche lui, diciamo, dei rituali per aiutare queste scene e comunque come ci si è trovato. E comunque volevo chiedere un'altra cosa, se potevo dargli un disegno anche fatto.액션씬이라고 볼 수 있는데 그것은 그냥 육체적인 그냥 합을 맞춘다라고 볼 수 있어요. 합. 네. 상대방과 합을 맞춰서 그 액션 디자인한 대로 그냥 약속한 대로 촬영을 진행을 하죠. 뭐 물론 어떤 배우 액션씬은 무조건 다 어떤 배우든 그러한 준비 리허설을 통해서 대부분 그렇게 진행이 되는 거고 이제 그 안을 채우는 그런 감정적인 부분은 뭐 그건 사람마다 다른 것 같아요. 어떤 사람은 뭐 아까 말씀하셨듯이 뭐 한 시간을 얘기를 안 하든 전날부터 얘기를 안 하든 뭐 밥을 안 먹든 그건 그냥 각자의 스타일이라고 생각이 들고 저 같은 경우는 도리어 생각을 아예 하질 않아요. 그거에 대해서 일상처럼 얘기 나누고 농담하고 어울리다가 그리고 촬영의 그 시에 딱 들어가면 순간적으로 몰입하려고 Allora dipende ovviamente sì tanto dalla persona, cioè deve essere comunque come è stato progettato, cioè la scena deve svolgersi così con con la persona con cui si svolge la scena. A livello di sentimenti sì, ci sono appunto persone come hai detto tu che magari hanno questi rituali. Però per quanto mi riguarda io non penso prima di quella scena, cioè, non ci voglio pensare proprio. 아, 그리고 이분 좀 선물로 드리는 그림 있는데 좀 드려도 네, 감사합니다.